Ecco, sulla stazione Media Etruria queste due regioni, secondo lei, Presidente, riusciranno, ecco, a portare avanti questo progetto importante? Ma io penso proprio di sì e lo spero perché è nell'interesse, diciamo, di entrambe le regioni, ma un po' anche delle regioni del centro Italia. E quindi nell'incontro che ho avuto questa settimana con il ministro Salvini abbiamo riposto il tema e l'urgenza per una regione come la nostra, che purtroppo non ha l'alta velocità. E siccome questo percorso era stato già costruito, ci sarà un tavolo tecnico proprio per accelerare e individuare appunto sia il collocamento e sia come andrà realizzata questa stazione della Media Etruria. Ci sono tavoli nazionali e interregionali che conduce la Presidente Tesei insieme al nostro Assessore Enrico Melasecche. Noi tifiamo per quest'opera, purtroppo l'alta velocità non passa nella Regione Umbria, quindi cerchiamo di poter usufruire di questa struttura che passa in Toscana, in un luogo che metta questa struttura a servizio anche dei cittadini umbri. Ora ci sono dinamiche sul luogo, ma noi comunque l'opera la vogliamo, quindi dare una possibilità che una gran parte dell'Umbria possa accedere a questa struttura è significativo per il turismo di queste due regioni e di questi comprensori. Quindi siamo fiduciosi del lavoro che sta portando avanti il sindaco di Arezzo, il dottor Ghinelli, e tutti i sindaci del territorio insieme ai consiglieri regionali. C'è un po' di tifoseria, sicuramente sì, quella è il bello delle nostre comunità, tira un po' di sotto. Io da Alta Valle del Tevere dico più è vicino a Città di Castello e più sono felice, però dopodiché questo è un tifo, ci piace comunque che l'opera venga fatta, venga messa a cantiere, perché io da consigliere regionale a suo tempo sono 8 anni ormai che se ne parla, quindi è ora di dare una svolta e non saranno 10 chilometri più a nord a sud a non fare bene ai cittadini dell'Umbria e della Toscana. Quindi avanti con coraggio.